Ciao ragazzi, eccoci qua in questo video. Oggi cerchiamo di andare a rispondere alla domanda: è troppo tardi su Bitcoin? Che cosa sta succedendo? E soprattutto è il momento di vendere? Ragazzi, come sapete io non sono un trader ma sono un investitore, quindi l'analisi che andrò a fare oggi è più che altro per tutti quelli interessati ad investire e ad avere un approccio da investitore più che da trader. Quindi andiamo a vedere però graficamente Bitcoin, perché anche da investitore credo che guardare il grafico sia importante per capire a che punto siamo di un determinato trend. È inutile dirlo che Bitcoin è in un trend rialzista fortissimo ormai da mesi, praticamente il grafico ha completamente oscurato tutto quello che è il passato di Bitcoin. Per andarlo a vedere bisogna andare a fare uno zoom, però io voglio rimanere concentrato solamente su l'ultimo periodo, da ottobre praticamente che è partita questa bull run dopo l'annuncio di PayPal di iniziare ad accettare finalmente i pagamenti in Bitcoin. Io ho fatto il video su questo canale dove ho raccontato questa notizia con il titolo un po' provocatorio ma anche secondo me un po' previsionale del cambia tutto, ed effettivamente è cambiato tutto. Il mio è un canale piccolino ragazzi, quindi aiutatemi a crescere, fate girare questi video, perché più cresce la community più crescono anche ovviamente le opportunità in questo meraviglioso settore delle criptovalute. Come sapete io sono un investitore, sono esposto completamente al 100% in criptovalute, e quindi oggi andiamo ad analizzare qual è la situazione nella quale mi trovo e quali sono i miei ragionamenti sia su Bitcoin ma anche sulle altcoin. Trovate anche il nostro gruppo Telegram che lascio qua sotto in descrizione, gruppo dove ci confrontiamo quotidianamente praticamente H24 sul mercato e sui nostri investimenti. Allora, come dicevo, Bitcoin stava seguendo questa trend line verde, che è stata la prima che ho tracciato, che ha completamente perso praticamente il 16 di dicembre, è partito, è andato oltre. Dopodiché ho disegnato questa seconda trend line ancora più verticale e più parabolica, che negli ultimi giorni ha praticamente perso ancora, disegnando questa terza trend line ancora più parabolica e ancora più veloce. Guardate sul 4 ore, questo grafico al 4 ore Bitcoin dollaro, e vedete come la trend line verde praticamente non esiste più, la trend line viola l'ha persa e ora sono su questa trend line, siamo su questa trend line rossa estremamente aggressiva. Che cosa penso che succederà? Questo è il grafico settimanale, non voglio togliere questi disegni, però guardate quanto siamo parabolici, ok? E se andiamo a vedere il grafico mensile, quindi ogni candela un mese, praticamente si capisce ancora di più a che punto siamo. Siamo in questo massimo qua e praticamente il resto del Bitcoin, il resto della storia di Bitcoin sembra non esistere più graficamente. La vecchia bull run, quella del 2017, sembra piccolissima in confronto, perché Bitcoin ha spaccato tutto, ha rotto tutte le resistenze, è andato su senza più fermarsi, negli ultimi giorni ha fatto un 100% praticamente in due settimane, passando dai vecchi massimi storici dei 20.000 a oltre 40.000, è arrivato anche a 41.000, 42.000 dollari, ok? Quindi siamo veramente tanto tanto esposti. Può continuare questa cosa? La risposta è che nessuno lo sa, ovviamente. Ormai girando si sente parlare praticamente ovunque di un ritracciamento imminente, ma questa cosa la sentiamo da mesi. Molti dicono sono mesi che si parla di ritracciamento, quindi non arriverà mai. Molti sono convinti che Bitcoin arriverà a 200, 300, 500 mila dollari. Grandi investitori si sono esposti credendo che Bitcoin potesse fare dei numeri assurdi. Io sono dalla parte, diciamo, di mezzo, nel senso che anch'io credo che Bitcoin farà delle bellissime performance, che il 2021 sarà un ottimo anno, ma attenzione, e ripeto attenzione, perché veramente ora stiamo crescendo troppo e non credo che questa crescita possa essere sostenibile nel medio periodo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che comprare adesso potrebbe metterci in una situazione di pericolo per i prossimi mesi, cioè forse tra 2-3 mesi il prezzo potrebbe essere più basso di quello che è ora. Quindi bisogna stare attenti, perché ovviamente una crescita così tanto parabolica è insostenibile da qualsiasi mercato. È anche vero che Bitcoin fa un po' quello che vuole, ci ha abituato a fare un po' quello che gli pare, quindi vediamo. Io penso che il primo segnale di un ritracciamento che potrebbe arrivare è ovviamente la perdita prima di questa trend line, poi di quest'altra trend line che è comunque molto ripida,
e quindi magari andarsi ad appoggiare sulla EMA 20 giorni e forse trovare un probabile primo bottom anche alla EMA 50 giorni, che sono queste linee che vedete qua. Se andiamo a vederlo sul settimanale, di solito Bitcoin, fatemi cancellare questo proprio, di solito Bitcoin nel 2017 tendeva ad appoggiarsi sulla EMA a 20 settimane. Sulla EMA 20 settimane, che ad oggi, ragazzi, è veramente tanto lontana, ok? È un 51% di ritracciamento, perché torneremmo a 19.500 dollari, e quindi sì, sarebbe un bel tonfo. È vero che domani è domenica, quindi la linea inizierà a salire un pochino, magari la troveremo a 21.000, però comunque da 40.000 è un bel po' di strada da fare. Se ne sta fregando in questi giorni, in questi mesi, non gli importa nulla della EMA 20 settimane, ma io credo che prima o poi, ragazzi, andremo a testarla, anche perché appunto non possiamo crescere in modo parabolico per sempre. Quindi qual è la strategia che posso adottare in una situazione del genere? Ovviamente il trend is your friend, quindi finché il prezzo continuerà a non dare segni di cedimento, e per ora, ragazzi, graficamente non ha praticamente nulla da dire, perché sta dimostrando una continua forza, si continua a cavalcare il trend, però piano piano bisogna anche iniziare a pensare di fare dei take profit almeno parziali, almeno un 50% per chi ha già, cioè per chi ha acquistato magari a 10.000, 15.000, può anche iniziare a pensare di fare un 50% di take profit, magari con stop loss, quindi cercare di seguire sempre il trend e poi piazzarsi magari uno stop loss, per esempio, al di sotto di questa trend line esponenziale, o sotto la trend line, magari quella viola, che in questo momento sarebbe sui 33.600 dollari circa. Ovviamente non è una trend line precisissima, è più che altro per capire, per darci un'idea. Le altcoin, ragazzi, questo è il grafico della dominance. La dominance di Bitcoin vuol dire che il 70% di tutti i soldi del mercato cripto, che ha superato tra l'altro i 1.000 miliardi, è su Bitcoin. In questo momento è il 70,7%, quasi 71%. Ha avuto una crescita ovviamente incredibile, perché quando Bitcoin pompa le alt soffrono, e di solito quando Bitcoin tende a toppare inizia una discesa. Qua abbiamo fatto un lower high per il momento, quindi un massimo decrescente, ok, rispetto al massimo precedente, quindi è un primo segnale probabilmente di inversione del trend, e la dominance potrebbe iniziare a scendere. Qua avremo come primo supporto la EMA 20 giorni e poi quella 50, che però potrebbe dare spazio alle altcoin. Quindi per chi come me è posizionato molto sulle altcoin per il momento, può essere un buon momento aspettare o prendere posizioni su prezzi con prezzi secondo me ancora molto bassi. Per esempio, stavo guardando OGN, che poi andremo ad analizzare meglio. È un progetto che seguo da un po' di mesi, che mi piace, che però ho tralasciato nell'ultimo periodo per via di una serie di cose. Ho preferito dare spazio ad altro, però attenzione, perché in questo autunno, in inverno, in questo autunno, inizio inverno, ha sofferto molto, è passato da 63 centesimi a 17 centesimi il prezzo odierno, e quindi dal suo all time high c'è veramente tanto spazio. Lo andiamo a calcolare, che dal suo all time high al momento dista un altro 270% al prezzo di adesso, quindi potrebbe essere già un risultato importante. Andiamo a vedere Reserve, ragazzi, il progetto sul quale sono più esposto in assoluto, che racconto spesso su questo canale, perché è un progetto che adoro, ha dei fondamentali veramente molto forti. Si iniziano ad esserci anche diversi rumors riguardo all'adozione con PayPal, a delle collaborazioni, delle partnership importanti in paesi dove c'è un'altissima inflazione. Sta veramente prendendo piede, è accettato da decine di migliaia ormai di esercenti. Insomma, sta prendendo piede il progetto Reserve, anche se ancora non è stata lanciata una vera e propria mainnet. Penso che ormai sia questione di tempo prima di vedere questo progetto arrivare
in top molto più avanzate. E anche graficamente vedete come, nonostante la dominance sia molto alta, è stato uno dei pochi progetti che ha performato anche nei confronti di Bitcoin abbastanza bene. Gli altcoin, ragazzi, sono stati un disastro negli ultimi mesi nei confronti di Bitcoin. Riserve è una delle poche che ha un grafico più accettabile. Ha fatto, come abbiamo visto, un 300% circa, un po' meno, da quando ne ho parlato io, e adesso è ancora verso i suoi massimi storici e sembra non mollare il prezzo. È vero che ovviamente quando Bitcoin dumpa, facendoci degli spike molto alti, anche lei tende a soffrire, però recupera sempre molto velocemente. Adesso siamo tornati a 0,04 e io nel lungo periodo per questo progetto ho un target veramente molto importante, quindi lo tengo molto d'occhio. Anche qua penso che con un calo della dominance potremmo andare a prenderci nuovi orizzonti in Blue Sky Discovery. Poi abbiamo Ethereum che anche lei ha fatto una bellissima performance nei confronti del dollaro. Ha superato i famosi 1000 dollari, incredibile pensare che io la stavo comprando quando stava a 120 dollari praticamente qualche mese fa, meno di un anno fa. Adesso siamo a 1200 dollari, quindi performance allucinanti anche per Ethereum, e i suoi all time high sono più o meno qua, e quindi vedremo se inizierà ad attaccare, come ha fatto Bitcoin, i suoi all time high. E poi se riuscisse ad andare anche Ethereum in price discovery, potrebbe essere l'inizio di una vera e propria alt season. Che cos'è l'alt season? È quando la dominance appunto di Bitcoin tende a scendere e le altcoin tendono a partire. Questi sono i progetti, ragazzi, che quindi sto tenendo di più sotto controllo. Un altro progetto che ha performato molto bene è Aron Gold. È un progetto che adoro perché ha una blockchain veramente rapida, e una delle più rapide blockchain che esiste sul mercato delle cripto in questo momento. Ha un team che sta lavorando molto bene, anche a livello di marketing stiamo spingendo tanto, e penso che potrebbe avere degli spazi di crescita molto alti. Io ho fatto una tradatina qui, nonostante non sono un trader, l'ho presa più o meno a 27 dollari per poi rivenderla verso i 40 dollari, perché appunto abbiamo questa resistenza dei 40 dollari che è più che altro una soglia psicologica, che però, come vedete, la sta un po' rallentando e bloccando. Anche lei credo che, se dovesse scendere la dominance, potrebbe performare molto bene, quindi andiamo a vedere. Ragazzi, che cosa succederà a Bitcoin nel lungo periodo? Qual è la mia visione? Io, come non lo nascondo, credo che intanto non vedremo più Bitcoin sotto i 10.000 dollari, e inizio a farmi qualche domanda se vedremo Bitcoin sotto i 20.000. Questa è un po' una mia scommessina, perché veramente i fondamentali stanno cambiando tanto e quindi ci sono dei grandissimi margini. Credo che anche se andremo a vedere questo ritracciamento, che potrebbe essere molto corposo, anche un 30-40%, soprattutto con le weekend che iniziano a uscire dal progetto, cioè le mani deboli, coloro che stanno entrando adesso, coloro che hanno visto il TG5 e hanno deciso di comprare Bitcoin, per intenderci, andranno in panico e inizieranno a vendere. Poi ci saranno sicuramente quelli che hanno comprato prima, che vorranno fare profitto, quindi metteranno degli stop loss. Insomma, anche se vedremo uno scarico così importante, io mi aspetto che entro fine 2021 il prezzo sarà comunque più alto di dove è ora. Quindi, se stiamo acquistando in pack, stiamo facendo dei pack, quindi un costo in dollar cost average costante, allora secondo me si può benissimo continuare ancora ad acquistare senza nessun problema. Se invece stiamo aspettando, insomma, di prendere un po' di profitto dopo delle performance bellissime, io penso che questo potrebbe essere un buon momento. Bitcoin potrebbe, secondo alcuni analisti, che non sono io perché non sono un trader, farà addirittura una doppia bull run. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa è stata una prima tranche, potremmo arrivare a 50-60 mila, magari con un'ultima fiammata, per poi scaricare, come abbiamo detto, e poi ricominciare a risalire magari nel prossimo autunno, per arrivare a fine 2021 con un prezzo ancora più alto dei 100.000 dollari, magari 150-200, nessuno può dirlo. Potrà accadere veramente questa cosa? Non lo so, ragazzi, io ovviamente
confido che Bitcoin diventerà una risorsa, un asset finanziario molto più importante e molto più affermato di quello che è ora, e penso che ci sarà una vera e propria corsa all'oro su questo asset che farà delle prestazioni inimmaginabili proprio per i suoi fondamentali molto forti. Il video, ragazzi, è già diventato molto lungo, quindi volevo solamente fare questo update. Lasciate like, iscrivetevi al canale, datemi una mano a portare più contenuti possibili su questi argomenti. Se vi interessano, fatemi sapere qua sotto in un commento se avete venduto Bitcoin o se invece preferite tenerlo per il lungo periodo. Penso che ci siamo detti davvero tutto, ci vediamo al prossimo video, grazie di aver guardato.